Prendiamo un attimo, vediamo chi è questo. Pronto? Ciao? Claudio, mi senti? Sì, benissimo. Saluto il tuo amico Davis. Grazie. Ecco, ascolta Claudio, dunque, ritornando al discorso di Castagneda e il suo maestro, abbasso la radio, Meglio. e al suo maestro Don Juan. Sì? Allora, l'argomento era su, c'entravano Zapata a un certo punto e Pancho Villa. Sì, indirettamente però, Sì, sì, ti sento alla radio, eh? Sì, d'accordo. Allora, io dicevo, volevo dire questo, che Emiliano Zapata e Pancho Villa non ha contribuito al cambiamento sociale, magari sovrapponendo un altro comando sociale che lasci più spazio al percorso di libertà? Primo. Ci ha provato, era in buona fede. Seconda domanda, poi metto giù e ti ascolto, Sì? eh? Vorrei che tu mi spiegassi cos'è il corpo astrale e altre cose. Metto giù e... D'accordo, va bene. Ciao Grazie. Francesca, ciao ciao. Ciao. Beh, Allora. una cosetta a favore di Zapata, Panciovilla e anche di Castro. Se vedi, in tutti questi paesi prima si moriva di fame, Esatto. e poi, bene o male, no. Sì, anche quando hanno fallito, hanno sempre provato a fare qualcosa di meglio. Diamogli atto di questo. Perché Cioè, hanno avuto più attenzione al non, materiale, però. esatto, non sono stati quelli che hanno fatto il colpo di Stato e si sono messi i miliardi in Svizzera e sono scappati. Cioè, prendiamo atto di questo. Diamogli la buona fede veramente profonda. Che poi loro erano solo quello, la colpa non era né loro né contro di loro, però loro hanno fatto quello che hanno potuto, tanto di Cioè, cappello e prima si tanto moriva di d'onore, fame e dopo no, certo. insomma. Infatti, il discorso che fa Don Juan è già un discorso specifico che va fatto a Castaneda in quel momento. Ricordiamo sempre, i discorsi che noi facciamo, li facciamo hanno valore nel momento stesso in cui li facciamo davanti all'oggettività della persona con cui li facciamo. Cioè io non condannerei mai un Panciovilla, cioè neanche un Zapata, cioè mi vergognerei a farlo questo, condanno il latifondista ma non condanno Panciovilla e Zapata, tanto per essere chiari. Però se devo fare un discorso di magia e di stregoneria, devo tenere presente che queste persone volevano abbattere un potere, però non avevano la costruzione degli esseri umani, non avevano la magia, non avevano la stregoneria. Questo devo tenere presente. Per cui un conto è dire effettivamente erano in buona fede, hanno fatto quello che hanno potuto e erano delle persone oneste che sono morte in maniera onesta, questo lo devo dire, però nello stesso tempo non posso dire che avessero la magia e la stregoneria, avessero la capacità di costruire il futuro, questo non l'avevano. Io vorrei aggiungere un'altra cosa, semplicemente così a livello così di conoscenza, e magari potrà sempre essere d'aiuto a qualche ascoltatore. Uno dei più grandi, forse, filosofi del nostro secolo, morto nel 1943, Walter Benjamin, un filosofo ebreo tedesco, quindi già questo lo può mettere, appunto, mettere in luce con tutte queste contraddizioni, questo movimento, tutte queste sofferenze. Grande filosofo, appunto. E comunista, lui lamentava appunto questo al comunismo, grande attenzione a ciò che è appunto la materia, ma mancanza di sensibilità e oscurantismo, se non addirittura proprio tagliarsi proprio i piedi, tagliarsi ogni contatto col mondo, addirittura lui diceva, perché non c'è questa attenzione a ciò che lui diceva spirituale, un termine che magari a noi non Sì, piace no, perché può ma essere oggetto comunque... di fraintendimenti, però intendiamo spirituale quello vero, cioè conoscenza, la consapevolezza, quello che Ma proprio Claudio soggettività. dice, soggettività, il crogiolo, e tutto questo che non è il tavolo, insomma, un muro. Cioè, noi non siamo bestie, ma neanche le bestie... Cioè, esiste un mondo di energia anziché un mondo di materia. Comunque, ecco, se qualcuno vuole prendersi nota, questo filosofo Walter Benjamin, possono trovare benissimo molti loro testi, cioè molti suoi testi in giro per le Einaudi. Basta. Per il corpo astrale, allora, il corpo astrale esistono due tipi di corpi astrali, cioè non sono due tipi di corpi astrali, cioè esiste un solo corpo di energia che è quello che costruiamo durante la nostra vita e che ha sprazzi di espressione, questa è una cosa. Ed esiste la possibilità di ampliare a livello tale la nostra percezione, di fare dei veri e propri viaggi astrali, che però è dilatazione della percezione.
Allora, come si manifesta l'una e come si manifesta l'altra? L'ampliamento della percezione lo abbiamo attraverso la meditazione, attraverso il sognare, attraverso la contemplazione. Cioè, questi abbiamo un ampliamento della percezione del mondo, per cui possiamo fare dei viaggi nella percezione, ampliandola. Quello che è invece il corpo di energia, quello lo costruiamo durante la nostra esistenza. Solo che se lo costruiamo bene, già a una certa età possiamo già avere tutta una serie di effetti che è diversi dalla percezione. Col corpo di energia il mondo lo vediamo ancora come è fatto in questo momento. Con i voli astrali andiamo in mondi strani. Io con la percezione astrale ho fatto un combattimento dove ne ho fatte di cotte e di crude, ma sapevo che non era il mondo reale. Cioè, sapevo perfettamente che era un mondo della percezione. Questo non lo potevo fare col corpo astrale. Quando col corpo astrale ho cercato vendetta per delle cose che mi prudevano ancora all'inizio del mio percorso, sono stato bloccato da altre forze. Cioè, effettivamente è pericolosissimo. Cioè, esistono delle cose che si possono fare o meno. La differenza fra le due la sappiamo noi. Cioè, il nostro corpo sa esattamente qual è la differenza fra le due. Il nostro corpo, sì, sì. Noi a volte pensiamo e confondiamo. Ah, la ragione, certo. La ragione è descrizione. Io confuso. Sì, sì. La ragione è descrizione, no? Per cui tu vedi la coscienza di una pianta, puoi descriverla come pianta, puoi descriverla come un dio, come un mostro, come tante cose, perché la ragione è inganno in fondo, cioè è l'illusione, no? No, è che la ragione, come viene intesa, la ragione vera, è qualcosa, proprio il logos, come dicevano i presocratici, insomma, qualcosa di molto più completo, non una semplice ragione così cartesiana. E cioè, due cose diverse, certo. Vabbè. Senti Francesca, io ti ho dato questa risposta, lo so che non è mai completa, lo so che sia sempre qualcosa di sospeso, qualcosa di... Noi possiamo dare solo agganci, poi sta l'ascoltatore, il soggetto... L'amica Francesca, anche come l'amica Susanna, come Andrea, c'è tutta gente che cerca da parecchio tempo, capito? E cercano risposte complesse e devono trovare invece... Devono anche loro trovarle per loro. Esatto. Noi possiamo essere solo gli imbecilli che danno quello che hanno. Che scriviamo qualcosa. Che scriviamo qualcosa, sì. Nel mio caso che neanche non scrivo. Sì, ma... Allora, vediamo un attimino invece dalla Repubblica del 19-1-1998. Allora, Repubblica 19-1-1998. L'amica che ha telefonato all'inizio, cioè io uso il termine amico in due modi, in un modo dispregiativo e in un modo positivo. Poi sta l'ascoltatore a sapere in che modo lo uso, Ci sono precise responsabilità della Chiesa Cattolica che considerò inferiori quei pagani catturati e venduti che venivano poi salvati col battesimo. E anche il battesimo di sangue da ricordare. Parole sante, invece di capelli in testa hanno una lanuggine crespa e corta come quella dei capri. Gli occhi sono piccoli e conformi a quello dei porci, hanno ciglia basse, il naso un poco elevato e schiacciato, labbra rosse a segno che sembrano gonfie, come se avessero ricevuto delle percosse. Le donne hanno le poppe lunghe e pendenti, e i piedi di queste, che portano sempre nudi e scalzi, sono assai piccoli. Insomma, per dirle una parola, rassembrano vere scimmie. Scriveva tutto ciò in nome di Dio, del Dio cristiano, del Dio cattolico, padre Matteo Ripa. Correva l'anno del Signore 1704 e il missionario Lugano non era l'unico a raccontare così i neri. Teologi importanti poi, già dal 500, si erano messi d'impegno a spiegare al mondo la fortuna di questi esseri salvati dal loro paganesimo per entrare fra i cristiani. Andiamo avanti. Fu proprio Cuba, insieme al Brasile, una delle ultime roccaforti dello schiavismo che vi sparì davvero soltanto nel 1886. Il 23 aprile prossimo saranno 150 anni dall'abolizione della schiavitù nelle colonie di Francia. La data ha una sua magia, e così via. Questo è il pensiero cattolico. Ogni cattolico pensa questo, nella misura in cui non prende questi teologi e non li prende a calci. Il problema fondamentale non è riabilitare Galileo Galilei. Il problema fondamentale è condannare per infamia, per vigliaccheria,
i magistrati, i vescovi, i cardinali che hanno proceduto a condannare Galileo Galilei, e con questo tutti Galileo Galilei nel corso della storia, tutti quelli che hanno distrutto il divenire umano, tutti quelli che hanno messo in ginocchio che non si poteva difendere. Questo è il vero problema. Ah, bisogna dire anche una cosa, che è tutta colpa di Napoleone se non si trovano le carte di processi da Giordano Bruno a Tommaso Campanella. È tutta colpa di Napoleone. Ah, sì? Hanno aperto loro, sì, gli archivi, però sono spariti con incartamenti. Colpa di Napoleone. Vedi, il giudizio della storia è comunque drastico, preciso. La lingua strappata al Vanini è un'infamia sopra la testa di Wojtyla. E dopo sarà per quello dopo di Wojtyla, o per quello prima di Wojtyla, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni XXIII. Cioè l'infamia continua di papa in papa, di vescovo in vescovo, di prete in prete, di cattolico in cattolico. Cioè uno che si fa cattolico si assume su di sé la responsabilità di tutte le azioni malvagie fatte. Ricordate il discorso di Scalfaro, il cattolico, per televisione l'ultimo dell'anno? Anche se sono passati 100 anni, un assassinio è sempre un assassinio, lo ha detto Scalfaro il cattolico. Dunque, anche se sono passati X anni, chi ha distrutto Sodoma e Gomorra è sempre un macellaio. Non cambia nulla nella storia. Questo fa parte del pensiero civile delle persone, dell'essere civili. Non fa parte di quello che noi altri ne piace tanto insultare, eccetera. No, fa parte del pensiero giuridico. Lo ha detto Scalfaro, il Presidente della Repubblica. Fate un po' voi, cattolico, oltretutto. Sì, è vero che lui aveva in mente altre cose, ma sai, non sempre si può pensare a tutto. 22 porpore per il conclave. Wojtyla ha scelto 7 neocardinali, sono italiani, e via. Non commento cosa intende la Chiesa Cattolica. Gay... No, ma bisognerebbe anche commentare anche queste cose. Sì, è vero, perché controllo. Ma sai, Wojtyla è riuscito a dare una sua impostazione alla Chiesa Cattolica per i prossimi 100 anni praticamente. Sì, però dopo ci sono questi giochi di potere per cui bisogna scendere a compromessi con la Chiesa italiana, con la lobby italiana, perché sennò sai, ti portano il caffè mattina e magari come quel Papa che è durato un mese, puoi durare magari anche tu qualche annetto e dopo basta, non si sa mai, sono sì, cose un po' strane. Ma sai, si lamentavano all'interno della Chiesa Cattolica che hanno punito la Chiesa tedesca, perché la Chiesa tedesca, sai, è legata a posizioni abbastanza liberaliste, fatiche. Sempre pensando, cioè praticamente c'è il prete per esempio nella commissione per l'aborto, no? Per cui è accettato l'aborto anche dalla Chiesa Cattolica tedesca. Questa è una cosa incredibile, cioè per il Vaticano è una cosa inconcepibile questo. È quello che dicevo prima, non puoi pretendere certe cose. Ragazzi, cosa pretendete? Che il Papa vi scenda in piazza la mattina e dia preservativi? Non si può accettare questo, cioè, vero? Voglio dire, no, sarebbe anche per lui stesso poco dignitoso, no? No, cioè, aspettiamo noi. Certo che invece andrebbe tolto ogni dialogo e rispetto per quel cattolico che pretende che il suo Papa che... in effetti è vero anche questo. Cioè, io non capisco, io faccio rispetto moltissimo queste posizioni, almeno... La dottrina è dottrina, ragazzi. Siete cattolici? Accettate la dottrina. Cuccatevi il cattolici. Momento in cui non accettate più la dottrina, basta. Nel momento che mettete dubbio qualche dogma, così via, non siete più cattolici, non siete più in seno alla Chiesa. Normalmente il cattolico fa questo tipo di operazione. No? Sa benissimo che la sua dottrina è marcia, questo lo sa perfettamente. Però è stato talmente educato, talmente condizionato dal cattolico che deve costruirsi una sua immagine. Io che posso dire? Tu pensa, questa è questa la coerenza, quella di prima, tu forse non l'hai sentito, ma abbiamo un personaggio che ha telefonato qua, no, incazzato, perché pensa che Gesù è così buono da dire di amare i nemici, no? Quando gli dimostri, non è proprio mano, così. No, che dice a quelli che stanno in ginocchio, voi dovete amare i vostri nemici. Ma Gesù dice, ecco, portatemi davanti a me i miei nemici, quelli che non hanno voluto che io governassi sopra di loro, e sgozzateli davanti a me, si incazza. Cioè, capisci? Cioè, lui ha talmente l'immagine di questo Dio che dice di amare i nemici che non si rende conto che è falsa. Cioè, è talmente condizionato a vedere le cose in questo modo che non si rende conto che è falsa. Probabilmente deve essere una paura però anche radicata, proprio un po' più profonda, deve essere qualcosa proprio di psicoanalisi sulle masse, perché chi non ha... Proprio chi non ha qualcosa dentro deve farsi riempire da qualcosa, probabilmente. Nel crogiolo del male parleremo proprio di questo, nella formazione, ecco, sì, del condizionamento educazionale, come avviene con i bambini, le varie fasi di sviluppo. E poi sono cose, si creano armature, proprio anche proprio
fisiche, perché proprio non avevano un rispetto proprio anche fisico con tutti quei che poi vabbè hanno delle conseguenze immane. Pronto? Ade che dici? Perché quando si tocca la paura si tocca, sì, cioè, quindi infatti, non puoi... perché vedi, a un certo punto hanno costruito la loro vita distruggendo se stessi e mettendosi in ginocchio e non hanno più niente, cioè, hanno più solo l'idea e la speranza che forse Dio esiste, no, non è neanche questo, probabilmente è proprio qualcosa ancora di più fisico, proprio radicato. Sono misteri, l'essere umano è misterioso. Molto molto bene, al mistero dell'essere umano. Vediamo un attimino che io dovrei avere da qualche parte i materiali della conferenza. La conferenza, ecco qua, paganesimo, ce l'hai? Oh che bello, che bello. Allora, vediamo un attimo. Pronto? Pronto? Ciao. Sono ancora io, Claudio. Dimmi. Allora, a continuazione della domanda che ti avevo fatto prima. Sì. Scusami se insisto, è un pensierino su Che Guevara, vale per Panciovilla e per Zapata? Sì, sì, vale tutto. Vale per Panciovilla, per Zapata, per Simón Bolívar. Sì, non era più di questo. Sì. Non era più di questo. E vabbè, quando parlavi prima di Sting e di quell'attore, John Travolta? John Travolta. Sì, volevo ricordarti che, parlando così di cose futili, volevo ricordarti che John Travolta è un fedele appartenente alla chiesa di Shenzhen. So. Ma non ho voluto accentuare. Per quanto riguarda Sting, la cosa mi lascia un po' perplessa, perché lo ricordo quando portò a Roma... Raoni. Sì, ma stasera si era molto interessato a tutto quello che riguardava la Mazzoni. Francesca, che fine ha fatto questo qui? Francesca, sì? Sei Francesca, vero? Sì. Sì? Stasera comincerò a leggere Giurisdinanza dell'infamia umana, la quarta parte, però. Cosa hai detto? Aspetta che vengo alla radio. Sì. Cosa? Stasera leggerò la quarta parte di Giurisdinanza dell'infamia umana. E mi accetterò la prima parte, farò tutte le introduzioni, più il rapporto fra proprio Raoni e Sting davanti a Wojtyla, commentandolo con gli insegnamenti del Gesù di Nazareth nel rapporto con i farisei. Sì, bene. Per cui comincerò a leggere questo. Bene, così mi preparo con le mie cassette. Va bene? Va bene. Vi seguo. Ciao, grazie. Ciao. Sì, il giudizio vale su tutti coloro che nella storia dell'umanità sono stati appassionati nel costruire spazi di libertà, qualunque fosse la loro fede religiosa. Per esempio, Fra Dolcino aveva una passione. Cioè, come posso io condannare la sua passione, anche se lui era tutto sommato cristiano? La sua passione per me è una passione divina, per cui io ho un grandissimo rispetto per Fra Dolcino, anche se è un cristiano, capisci? Anche Jan Hus, per esempio... Maestro Eckhart. Sì, Eckhart. Cioè, tutti quelli che hanno spostato la libertà umana di un attimo, di un pelino... Davide di Dinant, che addirittura hanno bruciato tutti i suoi libri, oltre... Sì. Cioè, io devo avere rispetto per questo, perché questo è il soffio di libertà, cioè è il soffio proprio del divino che ci circonda, che ci dice all'essere umano, tu devi liberarti. Siccome la liberazione non è un botto, non è un attimo, è un processo di costruzione del sistema sociale, ogni persona sposta un pochino. Cioè, facciamo un esempio. Io ho una libertà che è 10 metri per 10 metri di lato, d'accordo? Ho un quadrato di 10 metri. Bene. Se io riesco a prendere un lato di questa libertà, di questo quadrato, e spostarlo di un metro, io ho un quadrato di 11 metri per 11 metri. Però se la mia libertà precedentemente era di 100 metri quadri, io adesso ho una libertà di 124 metri, 23 metri quadri, 22, insomma fate voi 11 per 11, e vi accorgerete che io ho elevato al quadrato il livello di libertà. Per cui ogni volta che c'è uno scontro, ogni volta che c'è una persona appassionata, poi possiamo dargli contro, possiamo dire che non siamo d'accordo, possiamo soprattutto combattere. Questa è la comprova, se qualcuno ci dà contro. Sì. Se qualcuno ci dà contro. E
Capito? Ogni volta che nell'umanità appare una persona del genere, noi possiamo anche dire non siamo d'accordo con te, ti combattiamo perché le tue idee non ci piacciono, però dobbiamo prendere atto di quello che semina, cioè dobbiamo prendere atto della forza che esprime da dentro, altrimenti non riusciamo a comprendere come per esempio durante l'oscurantismo il divino si relazionava con gli esseri umani. Cioè la donna che aiutava a partorire faceva un atto di attacco al sistema sociale, spostava un attimo la libertà. Rischiando di essere bruciata come strega. Di essere bruciata come strega. Appunto, chi faceva l'ostetrica così, esatto, nel periodo oscurantismo era una strega. Era una strega, per cui, capite bene? Vi rendete conto? Cioè, pensate cosa vuol dire la libertà delle persone. Dopo io sono scemo, dopo io sono stronzo. Com'è che ha detto questo? Io sono ignorante. Ignorante. Va bene, sì. Va bene. Allora, andiamo avanti. La conferenza paganesimo, magia, stregoneria come liberazione dell'oppressione cristiana. Treviso, sabato 7 febbraio 1998, alle ore 18.30, Palazzo Onigo, Corso del Popolo 29, ingresso libero. Come dice la pubblicità, non si paga né per entrare né per uscire. Sì, fatta, no, la radio mi ha fatto la pubblicità. La conferenza praticamente è nel giro di 40-50 minuti farò l'esposizione di concetti fondamentali, cioè i concetti filosofici su cui noi basiamo la magia, la stregoneria e il paganesimo, le nostre osservazioni, insomma le nostre cose. Naturalmente è sintetica, parlerò della creazione nel paganesimo politeista, cioè qual è il nostro concetto di creazione, la vita e la morte, il nostro concetto di vita e morte, il concetto di divino come negazione di Dio, l'essere assolutamente necessario, cosa intendiamo noi, l'orrore della concezione religiosa cristiano-cattolica, cioè noi esporremo la nostra visione in quanto questa rappresenta il male, cioè rappresenta la descrizione del male, per noi questo. Il circostante come coscienza, parleremo del circostante che ha una coscienza di sé, i riti in stregoneria, un mezzo per fondare la libertà, cosa sono, in cosa consistono i riti in stregoneria, non so, è quei che i cristiani, il prete vi dice che fa i stregoni, questi sono riti, so pensiero, so modesto. Proprio quello che vediamo per televisione di chi fa i tarocchi. Sì. Quei tarocchi addirittura penso che ormai la gente abbia capito. E il paganesimo politeista come religione. Ciao Mario! Questo sarà l'essenza, bisogna averlo un pochetto, si manca un fiale d'aria. Cosa sforava? Sobascorso? Tete le vacanze, Mario? Mi sono messo alla roba finca di ancora. Mi sono sacrificato a partirmi. Bene, parleremo di questo e ricordo che l'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, a chi ne fa richiesta, spedisce un bollettino breve con la traccia della conferenza e un bollettino un po' più consistente che viene fatto per i soci dell'istituto, però si può anche richiedere, insomma uno strappo viene sempre fatto. Ringraziamo tutti coloro che ficcano qualcosa nella busta, tipo Franco Boldi, tipo qualche biglietto da 1000, ringraziamo tutti quanti e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo sui poetisti. Un attimo, rispondo alla telefonata. Pronto? Ti dovessi finire, voglio un attimo parlare con Mario. Che va bene, ciao, ciao. Comunque ti ho ascoltato tutto. Ciao. 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 Niente, questa mica vuole parlare con Mario. Benissimo. Ancora qualche minuto e poi lasciamo la trasmissione a Mario. Accidenti, ma lavora anche. Allora. Trasmissione magia, stregoneria, paganesimo. Ci rivediamo alle 19 per risentirci. Con la trasmissione.